Bueno, buenos días. Solo para una muy corta presentación y dejar tiempo al seminario. El seminario de hoy, de la Cátedra de Cultura Jurídica, es uno de estos que producen mucho placer tener y poder participar. Profesor Mauro Busani es profesor de Derecho Privado Comparado en la Universidad de Trieste y uno seguramente de los más respetados comparatistas internacionales hoy en día. Con lo cual, para un mundo como el nuestro, en el que precisamente el derecho comparado está muy poco y muy mal practicado, muy poco y muy mal, poder tener a un investigador del nivel de Mauro Busani, pues es un placer muy grande. Para quien no conozca su bibliografía, me limito simplemente a mencionar un libro que ya justificaría por él solo la presencia aquí de Mauro Busani, que es este que tengo en las manos, El diritto dell'Occidente. Creo que quien quiera hoy en día entender el derecho de la globalización, el derecho de la glocalización, que dicen otros, ¿no?, seguramente, en mi opinión, hará falta estudiar algo sobre el derecho medieval, porque tengo la impresión de que muchas de las características del derecho de hoy se parecen más al medieval que al de la codificación. Seguramente necesitará estudiar algo de derecho, de historia del derecho y derecho medieval, y seguramente necesitará estudiar libros como este. Quien quiera hoy repensar la teoría del derecho, y por tanto algo así como la teoría del derecho posthartiana, no es Dworkin al que hay que leer, sino trabajos de este tipo que ayudan y mucho a entender cuáles son las formas, las estructuras del derecho de la globalización. Creo que es un grandísimo libro que espero que podamos tener también en castellano próximamente y que recomiendo a todos la lectura. Dicho esto y sin más, paso propiamente la palabra a Mauro Busani, no sin antes agradecerte mucho que hayas aceptado nuestra invitación para venir aquí hoy. Estuvimos barajando bastantes fechas. Solo ver la lista de lugares de los que es y ha sido visiting professor, uno entiende cuál es la dificultad de agenda para encontrar un momento de venir, y en cambio fue tremendamente fácil por su disponibilidad armar el seminario buscando esos pequeños huecos. Decía, no sin antes agradecerle de nuevo que esté aquí entre nosotros, le paso la palabra para hablar hoy sobre globalización del derecho y crisis financiera, que no parece tampoco un argumento baladí precisamente en este momento. El seminario, como tantas veces, va a ser bilingüe. Mauro va a hablar en italiano. ¿Eh? Y las intervenciones, cada uno en su lengua, sin ningún problema. Así que, bueno, castellano, italiano, y nos vamos manejando. ¿De acuerdo? Nada más, Mauro, es tu tiempo. Gracias. Grazie Jordi, grazie per l'invito, veramente sono veramente onorato di essere qua e di cogliere tutte le linfe culturali che da questo luogo arrivano e mi sono venute. Scusate se non parlo castigliano né catalano e quindi parlerò piano in italiano. Globalizzazione del diritto e crisi finanziaria. Partiamo
da un dato che dovrebbe essere noto a tutti e ogni tanto è scordato. L'Occidente avanza da sempre domande di diritto globale. Lo ha fatto attraverso i suoi imperi, attraverso le colonizzazioni, attraverso gli assetti finanziari, economici e politici successivi alle colonizzazioni fino ai giorni nostri. E non è una sorpresa. Non è una sorpresa perché è indiscusso che tutte, o diciamo quasi tutte le civiltà siano etnocentriche, cioè credono che il loro punto di vista sia migliore di quello degli altri e mirano così ad espandere, a rafforzare i propri interessi anche e soprattutto nella storia attraverso il diritto, ossia attraverso la diffusione più ampia possibile delle proprie regole, delle proprie istituzioni, al fine di controllo delle società altrui, di espansione dei propri interessi, della propria economia, della propria influenza. Oggi la domanda di diritto globale esprime istanze ancora più articolate che nel passato, al punto che sono rivolte anche alla creazione di tribunali penali internazionali, alla protezione universale dei diritti umani. Del tutto estranee invece ai tavoli dove si producono, si creano e si tenta di dare effettività alle regole globali, del tutto estranei permangono invece bisogni che dal basso esprimono aspettative pressanti per tanti, per moltitudini anzi. Le unioni di fatto, il testamento biologico, l'aborto, le più generali questioni della vita e della morte, sono tutte questioni che le società occidentali percepiscono come proprie, ma tutte questioni su cui l'Occidente è pronto a internalizzare le differenze. Paradossalmente non c'è etnocentrismo sull'aborto, l'eutanasia, i diritti alla vita e alla morte. Lì l'Occidente internalizza, dice, beh, se voi la pensate diversamente, continuate a pensarla come volete. Perché? Perché queste sono rappresentate come scelte eticamente sensibili, con una ipocrisia palese, perché moltissime delle scelte del capitalismo avanzato sono altrettanto sensibili, eticamente sensibili, delle questioni della vita, della morte, delle unioni di fatto e così via. Quindi, però tutte queste questioni sono fatte fluttuare, come dire, al tasso di cambio dei sistemi, tasso di cambio giuridico dei singoli sistemi. Non c'è moneta unica qui. Le domande globali però sono da sempre e tuttora assai pressanti con riguardo agli interessi business driven, economici. Non sto a ricordare cose che sono note, cioè che queste istanze, questi interessi economici alla globalizzazione del diritto hanno già ottenuto numerosi e importanti successi, dalla creazione del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, al rimodellamento in chiave di rule supplier, di fornitori di regole per istituzioni come l'International Monetary Fund o la World Bank, che in principio erano nate per tutti altri scopi, mentre già da 2-3 decenni che l'IMF e la World Bank
al di là di ciò che fanno, producono anche regole, tentano di farle accettare. Senza dire delle moltitudine di tribunali, agenzie, organizzazioni che si occupano di uniformare, di globalizzare il diritto economico, il diritto patrimoniale in una serie amplissima di settori, dalle proprietà intellettuali al diritto del mare, dal diritto del cibo al diritto dell'energia, insomma, sono tutte cose ben note. Ben note e ben noti sono i successi e gli impatti che queste regolazioni hanno nella vita quotidiana dei sistemi giuridici, ma anche dei cittadini che vivono all'interno di questi sistemi. Le pressioni a favore di regolazioni globali, però, possono esercitarsi non solo in maniera selettiva, come abbiamo visto, business sì, le altre cose forse no, ma anche queste pressioni si possono esercitare con forza e con tempi tra loro diversi, in anticipo o in ritardo sui fenomeni. E un buon esempio di domande tardive di diritto globalizzato, di diritto globale, un buon esempio di domanda tardiva posta in ritardo è dato proprio dalla recente crisi finanziaria, da quella recente tuttora in corso, crisi finanziaria. Una crisi in cui il cui scatenamento e per molti versi anche il suo protrarsi sono fenomeni in cui è stato il diritto a giocare ancora più chiaramente che nel passato un ruolo fondamentale. Però chiariamoci subito, un ruolo fondamentale è stato giocato dal diritto sul piano della inadeguatezza delle regole, si capisce inadeguatezza, e non sul piano della loro mancanza, come si ama dire. L'assenza di regole poste dallo Stato, dal legislatore o da un legislatore nazionale o sopranazionale non vuol dire che manchi anche il diritto, che manchino le regole. Ogni organizzazione sociale di qualsiasi tipo, e anche quelle raggruppate intorno alle comunità finanziarie, la comunità finanziaria internazionale, costruisce sulle regole la propria convivenza e le proprie attività. Il fatto che queste regole non vengano dallo Stato, non vengano da un'autorità sovranazionale, non vuol dire che non esistano queste regole. Una regolazione non statuale, non autoritativa, non posta da un'autorità sovraordinata, che si chiami Stato o altrimenti, questa regolazione informale, chiamiamola per capirci, regge una grande parte delle attività economiche e no, che ogni abitante del pianeta svolge ogni giorno, in famiglia, nei rapporti interpersonali, nei circoli, nelle associazioni, nello small business, ma anche talora nel grande business. Mi piace sempre ricordare degli esempi che sono occultati al dibattito mainstream, anche tra giuristi, ma tutto il mercato dei diamanti del mondo è in mano a regole autoprodotte soprattutto dalla comunità Jewish newyorkese, soprattutto ma non esclusivamente, regole che portano con sé la proibizione di adire qualsiasi tribunale. Se tu adisci, vai in un tribunale, sei fuori dalla comunità, tu non tratti più diamanti. Non li tratti, non li tagli, non li distribuisci. Sei fuori. Largamente, vogliamo immaginare quanti miliardi girano intorno ai diamanti? Ma proviamo a immaginare quanti miliardi girano intorno al mercato del cotone americano. Negli Stati Uniti il mercato del cotone è in mano a associazioni non Jewish, in questo caso, ma altrettanto rigide.
Tu non vai in giudizio con una causa sul cotone. Sei fuori dal giro. Tutte regole autoprodotte che possono essere vicine, lontane o infischiarsene del diritto statuale americano in materia di contratti. Certo è che se uno va in giudizio e fuori non tratta più cotone negli Stati Uniti. Il diritto del posto dello Stato? Certo che no. Quindi le regolazioni informali sono le regolazioni con cui quotidianamente ciascuno vive, talora consapevolmente, talora semplicemente lasciando il diritto, le regole che vengono dallo Stato, come una specie di background, di sfondo. Se non funziona qualcosa nello scambio o nei rapporti informali che ciascuno di noi intrattiene, beh, uno sa che può andare dal giudice per chiedere che invece venga applicato il diritto positivo, il diritto posto dallo Stato. Ma non sempre accade, anzi, più delle volte, la stragrande maggioranza dei casi, ciò non accade. Ciascuno di noi vive di regole informali. Di regole informali vive anche, è vissuta e vive, la comunità finanziaria internazionale, cioè di regole autoprodotte. Ma il fatto che esistano regole autoprodotte non significa che automaticamente ci avviamo verso possibili crisi nei rapporti interpersonali, sociali o crisi economiche. E infatti le crisi, dal punto di vista economico, ma non solo, restano al di là degli orizzonti del diritto informale, tutte le volte che il diritto, queste regole informali, sono stabili e prevedibili. Affinché siano prevedibili e stabili, stabili dinamicamente, naturalmente nulla è stabile e statico per sempre, tantomeno il diritto, stabili nel senso di prevedibili, affinché le regole siano prevedibili però e sufficientemente stabili, occorre che tutti i membri della comunità di riferimento, la famiglia se pensate alla famiglia, la comunità dei diamanti se pensate ai diamanti, la comunità di amici se pensate agli amici, la comunità religiosa se pensate alla comunità religiosa, la comunità sportiva se pensate alla comunità sportiva, la comunità finanziaria se pensate alla comunità finanziaria. Affinché lo sia, occorre che tutti i membri, dicevo, della comunità, dai più deboli ai più forti, perseguano interessi fra loro convergenti, non necessariamente sovrapponibili, perché ciascuno può essere portatore di uno spicchio di interesse in maniera più pesante, più marcata, ma gli interessi devono essere capaci di convergere e questi interessi devono, e le attività che mirano a perseguirli, devono essere, come dire, sotto la pressione di incentivi e disincentivi in grado di sostenere il perseguimento di quegli interessi. Quando questi requisiti di convergenza, di incentivi e disincentivi al servizio degli interessi comuni, comuni ai deboli e ai forti della comunità, quindi questi requisiti mancano, il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi. Nella lunga vigilia della crisi, lunga vigilia della crisi, perché ovviamente non è che è nata nel 2008, e neppure nel 2007 questa crisi. Adesso la faccio breve, ma anche perché noi ci interessa il lato giuridico, ma ciò che è accaduto è che la comunità finanziaria aveva attirato all'interno del proprio settore di attività non solo più gli investitori tra di loro, i soggetti forti, se volete, attori sul mercato finanziario, ma anche i mutuatari. Mutuatari, come si dice in spagnolo? Quelli che prendono il denaro a prestito. Prestamistas? Prestamista. No, quello che riceve. Io. Quello che riceve? Sì. Chi prende? I mutuatari.
ha finito per mettere, insomma, non mutuatario, mutuo no, non la parola mutuo non avete. L'ipoteca? No, l'ipoteca è la garantia, il mutuo è il prestito. Presto. Insomma, è finito, che cosa è successo? È finito che in questa lunga vigilia di crisi si sono messi contro gli interessi, e sempre più aspramente, di chi prendeva a prestito il denaro e chi e gli interessi degli investitori del denaro. Questo è successo. Questo è successo. Le regole quindi informali su cui la comunità finanziaria basava la propria attività sono implose e insieme ad esse le economie che da loro dipendevano, portando al collasso, a incertezza, imprevedibilità e infine al collasso. Perché nella comunità finanziaria non ci si è più, come in tutte le comunità, familiari o tra amici, se uno non riesce a mantenere le promesse che ha fatto, alla terza volta uno non si fida più. E quando, se quello che mantiene le promesse era un grande player dal punto di vista degli investimenti, gli altri non prestano più soldi a lui. Ma se non prestano più soldi a lui, finisce che costui, che aveva delle promesse a sua volta verso altri soggetti della catena, non può più mantenerle. E quindi... Allora, nel comprendere anche l'ultima crisi finanziaria, un punto mi pare fermo. Le comunità finanziarie si sono rette, continuano a reggersi largamente su regole proprie. Da un lato. Dall'altro lato, pensare all'assenza di regole da parte dello Stato come fenomeno foriero di un'assenza di regole è un hobby da positivisti, incalliti, o come una volta ho scritto, da positivisti disoccupati. Perché? Perché licenziati dalla realtà, dai fenomeni. Se abbiamo chiaro questo, comunità finanziaria che si autoregolano, quindi non mancanza di regole, regole proprie. Il passo successivo è capire come, di fronte a tutte queste pressioni a favore del diritto globale, di questa uniformazione del diritto che l'Occidente ha avanzato potentemente nei secoli, riuscendo a soddisfare gran parte dei suoi bisogni, come mai si è giunti a permettere che proprio i mercati finanziari, ossia uno dei settori nevralgici dell'economia e del capitalismo occidentale, come è possibile che proprio i propri mercati finanziari fossero lasciati liberi di autoregolarsi? Allora, se questa è una domanda cruciale come io credo, alcuni dati vanno messi in lista, in ordine. Per lungo tempo gli Stati Uniti d'America hanno rappresentato in campo finanziario il modello, come dire, giuridico, il modello da seguire, il modello giuridico di riferimento. Perché da là vengono i contratti finanziari, quelli sui derivati, su tutta la finanza strutturata. Sono scritti in inglese, quasi sempre da law firms di New York o Washington, e sono negoziati in inglese, e su di essi si fonda la finanza internazionale. Bene, ma proprio negli Stati Uniti comportamenti e attività autoregolate hanno finito per imporsi
grazie al ritrarsi, alla ritirata delle regole federali, la ritirata delle regole federali dal controllo su queste attività. Badate che si tratta di un processo, quello del ritiro del regolatore federale dal terreno dei controlli sulle attività finanziarie, che inizia anche prima, se vogliamo, ma certamente ha una sua data di nascita ufficiale. Cioè l'adozione nel 1995, sotto il regno di Clinton, non di Bush, di Clinton, l'adozione del cosiddetto Private Securities Litigation Reform Act, PSLRA. Che cosa si è fatto con questo Act? Si è reso, diciamo, molto difficile la possibilità di ottenere la condanna e persino di molto difficile di avviare azioni collettive, class actions, nei confronti degli autori di frodi sul mercato dei capitali. Cioè gli autori di frodi sul mercato dei capitali hanno cominciato a davvero mano assai più libera a partire da questa legge del 95. Un processo poi corroborato da provvedimenti come nel 2000, ma sempre Clinton, il cosiddetto Commodity Future Modernization Act, che ha sostanzialmente lasciato nelle mani del mercato vastissimi settori, cioè ritirando il controllo federale, da vastissimi settori di trading, di commercio sui derivati. Senza dire poi nel 2004, qui Bush, l'intervento di, come dire, di rilassamento delle regole sul controllo delle leve finanziarie, cioè su quanto credito puoi chiedere avendo un certo capitale. E questo è grazie alla Security Exchange Commission, che aveva il controllo e che ha tuttora il controllo e che aveva molto rilassato i controlli su queste attività. Nell'ultimo ventennio si è poi moltiplicato, come voi sapete, il ricorso ai volatili e per molti versi opachi CDS, come vengono chiamati, Credit Default Swap, che sono una sorta di polizza, no? Contro l'inadempimento del debitore. Perché è importante ricordare i CDS, i Credit Default Swap? Perché negli ultimi vent'anni questo di contratti del tutto autoregolati da parte della comunità finanziaria hanno preso il posto delle vecchie garanzie. Perché prima degli ultimi vent'anni, anche sul mercato finanziario, se uno prestava denaro, fosse anche Barclays e Lehman, Deutsche Bank e Santander, si garantiva attraverso gli strumenti assicurativi di garanzia del credito ordinari, assicurazioni, seguros, no? Garantias reales o personale. Gli strumenti con cui abbiamo a che fare anche noi, voglio dire, se dobbiamo andare in banca a chiedere un mutuo, no? A chiedere dei soldi in prestito, ipoteca o altre garanzie, fideiussione, come dite qua? Fideiussione, la garanzia personale. Quando io garantisco fianza? Aval, sì, quel tipo di garanzia, aval è l'avallo, sì. E fianza forse è fideiussione. Fianza è quando tu chiedi soldi a lui e lui ti dice hai delle garanzie? Tu dici no, però Bussani può firmare la fianza? Ecco, queste esistevano prima di... Insomma, sono venute meno negli ultimi vent'anni questo tipo di garanzie e sono circolati questi credit default swap, che sono meccanismi sostanzialmente di garanzia rispetto alle perdite. L'assenza di controlli sui CDS, sui credit default swap, ha poi
fatto sì che si cartolarizzassero. Come si chiamano cartolarizzazioni in spagnolo? Titolarization in francese? Titolarization? Titolarizzassero pool di crediti, crediti ipotecari contenenti un sempre maggior numero di prestiti, no? I cosiddetti, dentro i quali c'erano i cosiddetti subprime. Cosa erano i subprime? Subprime erano mutui, prestiti di denaro, badate, anche qui però bisogna essere chiari, prestiti di denaro dati a persone che, secondo lo standard ortodosso di pratica bancaria, non avrebbero avuto diritto al prestito. Ora, ciascuno di voi può pensarla come vuole, naturalmente, ma mettere nella stessa barca, nello stesso linguaggio, gli attori finanziari che volevano far denaro, come è giusto, è legittimo, e che lo hanno fatto così male, e i cittadini che, disinformati, oppure semplicemente bisognosi di denaro, hanno colto l'occasione che i tempi offrivano di accendere mutui per acquistarsi magari la prima casa, pur essendo disoccupati o poco occupati o con poco denaro. Ecco, mettere insieme nello stesso linguaggio, nella stessa barca, nella stessa pentola, Lehman, Berkeley e le altre istituzioni finanziarie e quei poveri cristi che, mica violando la legge, ottenendo i prestiti dalle banche. Ecco, insomma, mi sembra un'assurdità di cui anche il linguaggio giuridico dovrebbe farsi carico. Io non so se c'è stata, forse c'è stata anche in Spagna una bolla immobiliare, no? Ecco, voglio dire, perché? Perché anche qui probabilmente delle persone che, secondo gli standard bancari, non avevano abbastanza risorse per ottenere un prestito, hanno ottenuto un prestito. Ora, di chi è la colpa? Del povero Cristo o della banca? Adesso la metto giù. E come diceva il compagno Shakespeare, la miseria, me lo sono scritto in spagnolo, scusate se me lo pronuncio male, la miseria depara all'ombre, estraneos compañeros de cama. Misery acquaints a man with strange bad fellows. Perché non è possibile continuare a pensare che coloro i quali hanno utilizzato le regole del capitalismo per ottenere un prestito possano essere i criminali che sono diventati i subprimers, come lo chiamano, no? Nel linguaggio americano, i subprime. Subprime sono poveri cristi che sono andati in banca, hanno ottenuto un prestito e poi hanno avuto difficoltà a ripagarlo, benissimo, ma questo succede sempre, succede anche per le grandi multinazionali che tante volte hanno problemi di restituzione del prestito, senza che per questo vengano criminalizzate. Tutto questo è stato rischiosamente benedetto dalle cattive pratiche delle agenzie di rating, su cui ho scritto e non vi annoio ancora, ma voglio solo dire che le agenzie di rating esistono da più o meno un secolo. E nel 29, alla vigilia della grande crisi americana, della grande depressione americana, guarda caso un'altra crisi che poi è rimbalzata in Europa, il 50% delle società che avevano il rating massimo, dato dalle agenzie di rating, sono fallite
in 2 anni. Le agenzie di rating hanno cominciato a declassare la Grecia nel 2007 e a fine 2008 Moody's ha definito il rischio creditizio, il rischio di default della Grecia negligibile, si capisce negligibile? Trascurabile. Potrei andare avanti. Insomma, questo intrecciarsi di fattori, dal rilassarsi delle regole federali allo e inevitabile sviluppo di regole autoprodotte sempre più rischiose. Tutto questo intrecciato con le pratiche del rating ha finito per determinare una situazione che, usando le parole del chairman del comitato di controllo del congresso statunitense, parole sue, una situazione so complex that virtually no one really understood that. Così complessa che in realtà nessuno, questo è il chairman del, non mia mamma, chairman, no, per capire, il chairman del committee del congresso americano, no one really understood that. Allora, al cospetto di tutto questo, un altro dato che potrebbe apparire grottesco, ma che in realtà è indice preciso della cultura degli attori di questo mercato. Il dato è che nel novembre 2007 il rapporto del comitato, di un altro comitato, on capital markets regulations, cioè sulla regolazione dei mercati di capitali, presieduto da un famoso docente di Harvard, si chiama Hal Scott, spiegava che gli Stati Uniti stavano perdendo competitività sul mercato globale, finanziario globale, a causa dell'eccesso di regolazione federale. Questo è ancora disponibile, questo report, online. Novembre 2007, cioè, voglio dire, alla vigilia dell'implosione, del collasso del loro mercato di capitali. Perde competitività gli Stati Uniti sul mercato globale grazie all'eccesso di regolazione. Ora, il punto resta, ovviamente, un'obiezione giusta, o un'osservazione giusta, è che per analizzare e correggere i comportamenti degli operatori finanziari, i contribuenti americani, ma anche i contribuenti europei, cioè tutti noi, pagavano e paghiamo le autorità di vigilanza. E a livello aggregato, adesso non vi annoio, ma non è vero che mancavano gli economisti che segnalavano con forza questa bolla e il loro possibile bolla finanziaria e i suoi possibili disastri nel momento in cui sarebbe scoppiata. Come è stato autorevolmente sostenuto, non da me, ovviamente, la tesi secondo la quale impedire le deviazioni della finanza è impossibile perché la capacità di innovazione è troppo rapida, questa tesi è semplicemente ridicola. Questo spaventa, Luigi Spaventa, grande economista. Se le banche centrali e soprattutto la Federal Reserve americana non hanno voluto riconoscere deviazioni, storture, lo hanno fatto in realtà perché alimentati da una politica monetaria, da una cultura dei rapporti tra diritto e attività finanziaria, che, come ha riconosciuto poi l'allora presidente della Federal Reserve,
Alan Greenspan era semplicemente dovuta a che cosa? Alla fede cieca nella capacità di self-regulation dei mercati, di capacità, fede cieca nella capacità dei mercati di autoregolarsi. I mercati possono autoregolarsi, non c'è bisogno del legislatore. Se questa era la crisi delle regole, le regole della crisi quali sono? Ci sono vie di uscita? Io credo, dal punto di vista giuridico naturalmente, io non sono un economista, né posso neanche lontanamente sognarmi di parlare a nome degli economisti. Una, di alcune cose però vorrei metterle in ordine, in lista, insomma. Io credo che prima di tutto nessuna risposta a questa crisi possa muovere dalla critica alla speculazione o all'avidità degli attori sul mercato, degli attori finanziari. Speculazione e avidità sono termini del linguaggio o messianico, o psichiatrico. Semplicemente perché nel modello capitalista, poi possiamo anche cambiarlo, cioè sceglierne un altro, ma nel modello capitalista i comportamenti avidi e speculativi sono da sempre i motori, gli ingranaggi primari del sistema. Uno compra una casa sperando che dopo 10 anni valga di più. Uno compra titoli o azioni sperando che tra 2 anni o tra 3 secondi valgano di più. E siamo tutti speculatori, siamo tutti avidi. Se invece, più ragionevolmente secondo me, la critica si centra su quale misura di speculazione, quanta speculazione, quanta avidità un sistema è capace di tollerare, allora la questione diventa, come sempre, quella delle regole. Quali regole? Per chi? Pensate e soprattutto applicate come? Perché non dimentichiamoci un paradosso, e qui chiudo uno dei cerchi che ho aperto all'inizio. Un paradosso è che la finanza, l'attività finanziaria internazionale, che vive di scambi, interessi però, e però anche di matrici tecniche che sono largamente comuni a tutto il pianeta. Perché voi concludete un contratto sui CDS o sugli altri derivati a Hong Kong, a Girona, a Trieste, a New York, esattamente nello stesso modo. Esattamente nello stesso modo. Con lo stesso linguaggio, con la stessa clausola, con le stesse dosi di rischio atteso e profitto auspicato. Ebbene, questa finanza internazionale, che vive di matrici tecniche, giuridiche e economiche largamente comuni a tutti gli attori del pianeta, è stata fin qui sostanzialmente governata da un diritto di natura privata, autoprodotto, condiviso dagli operatori del mercato e da lontanissimo controllato dalle autorità di vigilanza. Guardate invece che il commercio che il quale si basa su scambi e interessi che sono sempre strettamente connessi, intrecciati a tradizioni locali, a regole locali, a esigenze locali, invece quello è regolato globalmente. La WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, esiste come istituzione globale di regolazione e controllo del commercio. È un paradosso, no? La finanza è davvero uguale dappertutto ed è autocontrollata dagli attori, da chi la fa. Il commercio, che è davvero diverso dappertutto, o largamente diverso, insomma, invece è globalizzato. Ma è veramente un paradosso oppure una utilitaristica, se si preferisce, beffarda distribuzione
i compiti, i costi e i benefici? Questa non è una risposta, è una domanda a cui non so dare qui una risposta. Certo è che la mancanza di una regolazione formale in natura e globale quanto a raggio di azione è stata un vizio, un difetto della cultura stessa degli attori dei mercati finanziari, un difetto, un vizio della cultura finanziaria. È un vizio radicato nella ideologia, nel credo del mercato come fonte, come meccanismo, come istituzione che funziona da sé. Non c'è bisogno dello Stato, né tantomeno di un'istituzione globale. Non c'è bisogno di una World Finance Organization. Teniamoci World Trade Organization, anche su cui tra l'altro si potrebbe discutere a lungo, sulle sue finalità, sui modi di operare e sulla cultura che regge. Certo, la finanza è un mercato che può andare da solo. E allora che cosa bisognerebbe fare dal punto di vista giuridico? Io ho ancora 5 minuti? 10, sì, mi basteranno 10, spero. Vado molto rapido. Perché una specie di, come dire, di premesse di una possibile ricetta, non mi sogno, non mi azzardo, non credo di essere in grado di dare ricette, ma certo alcune premesse delle possibili ricette giuridiche vanno chiarite e secondo me vanno chiarite in questa direzione. Uno, non è possibile regolare la finanza con i meccanismi cosiddetti di race to the bottom. Race to the bottom nel linguaggio delle regolazioni transnazionali identifica il fenomeno per cui i legislatori nazionali in competizione fra loro, dal punto di vista giuridico, cercano di rilassare le proprie regolazioni nazionali fino al punto in cui i mercati, i capitali sono incentivati a venire da loro. Quello che è successo, no? Negli Stati Uniti, per esempio, rilassi le regole e i controlli, quindi rendi più facile agli investitori venire a investire sotto il controllo. Con la comunità finanziaria, investire denari nella comunità finanziaria americana, no? Però c'è un limite a questo bottom, no? E la crisi è l'esempio più chiaro. Dovremmo invertire dal punto di vista giuridico la cultura, dovremmo pensare a una race to the top, non to the bottom. Ma la race to the top, siccome ciascun paese non può farselo da sé, perché è chiaro che se, supponiamo, la Spagna e l'Italia adottano strumenti rigorosissimi di controllo e stringenti sia nella loro formulazione che nella loro applicazione al mercato dei capitali, è chiaro che tutte le grandi banche e tutti gli altri grandi investitori se ne vanno dall'Italia e dalla Spagna, perché possono andare in Francia, in Inghilterra, dovunque. Ecco perché race to the top dal punto di vista giuridico in materia di finanza non può che essere una regolazione globale, perché badate, non basta neppure occidentale, perché se anche gli Stati Uniti e l'Europa si mettessero d'accordo succede come per l'Italia e la Spagna nell'esempio che ho appena fatto: i capitali si muovono, vanno a Singapore, vanno a Hong Kong, vanno a Beijing, vanno a Shanghai, vanno a New Delhi, vanno a Dubai. Giusto? Non basta una regolazione nazionale o regionale, occorre una regolazione globale che disinneschi gli incentivi perversi che il mercato ha utilizzato nel corso dei,
degli ultimi decenni. Senza dire, scusate, una cosa però, che anche questa sfugge un po' al dibattito. Se io Unione Europea regolo stringentemente, come ogni tanto fanno le facce dure a Francoforte o a Bruxelles, questo o quel settore finanziario, o so, e quindi sono in malafede, o non so, e quindi sono incompetente, che io posso regolare il mercato finanziario europeo come voglio, ma quasi tutte le centrali di finanziaria e di investimento sono negli Stati Uniti, o in Regno Unito, o in UK, che quasi sempre naturalmente opta out di queste, da queste regolazioni. Quindi a me cittadino europeo mi costa l'attività legislativa dell'Unione Europea e non mi risolve un problema, perché tanto io dovrò fare sempre causa a chi ha sede in giurisdizioni come UK o US o quelle americane, che non sono sottoposte alla regolazione dell'Unione Europea, e quindi mi moltiplica, cioè non mi favorisce niente e mi costa la grande quantità di carta e di attività legislativa pagata dai contribuenti europei per produrre un controllo che si dirige solo alle entità europee. Mi spiego? Poi, race to the top, dalla forma alla sostanza, perché a proposito di regolazioni anche europee, quante volte abbiamo letto e leggiamo, non in materia di commercio, badate, non in materia di prodotti o servizi di altro tipo, ma in materia proprio finanziaria, regolazioni che stabiliscono, in realtà invocano, sperano, che gli attori sul mercato finanziario adottino trasparenza. Come si traduce trasparenza? Trasparenza, correttezza, correzione, integridad delle condotte, trasparenza, correttezza, integrità. Andate, mettete, cercate sul sito dell'Unione Europea, trasparenza, correttezza, integrità sotto servizi di attività finanziaria, ve ne vengono fuori 12.000. Ma cosa significa trasparenza, correttezza, integrità? Ma chi si può accontentare di trasparenza, correttezza e integrità? Questo è un lessico utile, badate, può essere utile nelle normazioni, nelle legislazioni domestiche. Cioè, se la Spagna adotta questo, l'Italia adotta questo, la Francia adotta questo, detto che non risolviamo il problema della finanza, ma dico, quando leggiamo nella legislazione spagnola, francese e italiana, può andare bene, nel senso, perché sono monitorate, controllate le condotte dalla giurisprudenza domestica, giusto? Poi ci può essere una giurisprudenza più o meno aggressiva, più o meno vigile, ma la giurisprudenza spagnola, come quella francese, come quella italiana, come quella tedesca, sa come tradurre in standard trasparenza, correttezza, integrità per questa o quella attività. Ma a livello sovranazionale, chiedete a un qualsiasi ufficio studi di una banca. C'è la direttiva europea il regolamento europeo su, che dice trasparenza, correttezza e integrità. Ma questo non significa nulla. Non significa nulla. È un linguaggio buono per le press release dei documenti politici. Il Consiglio ha imposto trasparenza, correttezza e integrità. Andate a vedere il regolamento sulle agenzie di rating europeo, questo è un buonissimo esempio, così come la regolazione del 2006, il Dodd-Frank Act americano, beh, potete vederlo tutto, anche se morite di noia, sono 1.000 pagine, ma andate a vedervi sulle agenzie di rating e mettete a confronto i due testi, sono praticamente sostanzialmente uguali. E l'Europa ha adottato un regolamento sulle agenzie di rating che è lo stesso americano del 2006, che non ha né impedito né previsto
né impedito la crisi finanziaria, grandemente pilotata dalle agenzie di rating. E noi siamo corsi dietro a quel modello legislativo che, per venire al punto, è pieno di invocazioni a trasparenza, correttezza e integrità. Occorrerebbe invece aggredire i dettagli, no, delle pratiche, agganciando violazioni a sanzioni, incentivi e soggezione alle regole, poteri e responsabilità. Ovviamente tre, race to the top, dalla forma alla sostanza, tre, il mercato non basta. Pensare alla ricetta del mercato che autoregola se stesso è qualcosa di... che, insomma, non, che la storia ha smentito, non più, ben più di una volta, intendiamoci. Non è soltanto questa crisi a dimostrare quanto abbia bisogno invece di regolazioni. Poi si può discutere di nuovo della misura di regolazione, ma quello che è sicuro è che non puoi lasciare il mercato finanziario, che non, voi lo sapete meglio di me, la finanza nelle stime più controllate, nelle stime più basse, controlla 10 volte il PIL mondiale, PIL è prodotto interno lordo, brutto, PIB, come in Francia, PIB, 10 volte il PIB mondiale è quello che, secondo le stime più caute, è il valore della finanza che gira nel mondo, 10 volte il PIB di tutto il pianeta. E deve autoregolarsi? Ma, cioè, noi dobbiamo chiedere 30 permessi per, se dobbiamo alzare un piano, no, di una casa o di una facoltà, di un edificio o di un'università. E loro vanno smooth. Long termism è il quarto punto nella mia prospettiva. Cioè, occorrerebbe che il disegno della regolazione si curi dell'equilibrio complessivo del sistema. E un passo necessario dovrebbe essere proprio quello di disincentivare, anche con leve di natura fiscale, il corto termismo, il short termism, che è la vera semente, la vera architrave su cui si fonda questa finanza, dalla performance dei titoli al valore delle materie prime, i documenti di bilancio da rendere pubblici, le remunerazioni dei dirigenti, sono tutti fattori valutati in logica trimestrale o di multipli di trimestre. Avete fatto caso, no? Ci sono le relazioni trimestrali da presentare dalle Sociedad Anonymous. E cosa significa trimestrale? Serve soltanto agli operatori del mercato, perché a noi se ce la danno semestrale è uguale, no? Se ce la danno dopo 6 mesi. Gli economisti, altri grandi attori negativi di queste crisi finanziarie, perché grandi attori? Finisco la frase. Gli economisti ti dicono che le relazioni trimestrali aumentano la trasparenza. Ma tu puoi fare frodare i tuoi investitori in un mese, in un giorno, in 6 mesi, uguale. Non è che se l'amministratore mi dà la relazione in 3 mesi, io ne so di più. No? Ma è parte di un circuito per cui tutto si valuta a corto termine. Tutto si valuta a corto termine. Gli economisti perché sono un problema? Sono brava gente, ma oltre che curarsi di quella scienza triste, come la definiva Carlyle, credo. Il punto è che gli economisti hanno un difetto come scienziati sociali. Vedono il diritto e soprattutto la sua diversità come un costo. Le regole per gli economisti
sono un costo. Si mettono costi e benefici, le regole sono sempre costo. Se poi le regole cambiano addirittura, allora là sono costi moltiplicati. Questo è il difetto degli economisti. E non è un caso che le deregolazioni di cui parlavamo prima venissero violentemente supportate, non solo dall'IMF, dalla World Bank, zeppe di economisti, perché attenzione, i centri pensanti, il cervello dell'IMF o della World Bank è fatto di economisti, non di giuristi. I giuristi diventano presidente degli Stati Uniti, della Spagna, dell'Italia, ma lì dove si controlla il denaro sono economisti. E quindi dallo short termism al long termism, gli ultimi due punti, uno l'ho chiamato anche qui, ho cercato, scusatemi se è sbagliato, Cancerberos Isoros, cerberi e volpi, Cancerberos Toros, perché? Perché occorre essere duri, molto chiari nello studiare queste nuove regolazioni, ma occorre essere anche toros. Perché? Perché è chiaro che la finanza, come moltissimi aspetti del vivere, quasi tutti gli aspetti del vivere, non solo economico, anche non economico, è un insieme di attività e comportamenti dinamici, cioè cambiano nel tempo, no? Innovano nel tempo, perché credono, sperano di soddisfare meglio gli interessi a cui loro mirano. E quindi il dinamismo delle pratiche deve essere la stessa cifra, deve rappresentare la stessa natura della regolazione. La regolazione deve essere altrettanto dinamica. Non puoi pensare che la regola del 1998, che pur va bene per tante cose, possa andare bene per la finanza, perché tra il 98 e il 2013 la finanza ha cambiato pelle 15 volte. E continuerà a cambiare. Quindi occorre regolazioni nette, chiare, ma flessibili, nel tempo soprattutto, in grado di intercettare i nuovi fenomeni. L'ultima cosa, anche perché ho abusato del tempo, però mi preme, è quello di una giurisdizione globale. Ora, vado molto rapido, ma com'è possibile che per il commercio ci siano due gradi di giurisdizione nella WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e uno che perde tutti i propri denari perché un'agenzia di rating ha mal valutato i titoli, le obbligazioni, i bonus di una banca o di uno Stato, non possa andare da nessun giudice perché tanto sono i responsabili. Perché questo accade con le agenzie di rating. Com'è possibile che i soggetti del mercato finanziario, gli attori del mercato finanziario che tanto hanno danneggiato e inflitto perdite a milioni e milioni, decine di milioni di persone, non rispondano mai, se non quando è provata la frode? Provate voi a andare in giudizio, a proposito di prova, a provare la frode di un'agenzia di rating o di una grande banca, perché sotto la frode non rispondono. Come è possibile? Ma soprattutto, com'è pensabile, come può essere accettabile? Non lo è. E in effetti per le attività finanziarie, proprio per il loro impatto aterritoriale, transfrontaliero, occorrerebbe applicare quello che si applica a ciascuno di noi. Se noi investiamo qualcuno per strada, paghiamo, no? Se immettiamo sul mercato un prodotto difettoso, paghiamo. Se produciamo delle gomme per strada, per automobili, dei pneumatici,
che poi esplodono, paghiamo. Chi sbaglia paga, no? È un principio cardine della civiltà occidentale. Non la tribù, il gruppo, tu, persona. Bisognerebbe partire da chi sbaglia paga. Banale principio, del tutto ignorato nella comunità, nell'attività, nella comunità finanziaria internazionale, e che dovrebbe essere invece messo al centro di qualsiasi tipo di disegno giuridico, attraverso una giurisdizione naturalmente globale, perché non è che se io ho perso soldi per colpa di un fondo o di un'agenzia di rating americana, devo andare negli Stati Uniti a far causa, no? Ci dovrebbe essere una giurisdizione globale con corti decentrate, cioè una giurisdizione che controlla le attività finanziarie che producono danni, naturalmente predefinite, con obblighi predefiniti, non la vendetta dei campesinos, ma un disegno che articoli una giurisdizione su base globale, di natura globale, su base decentrata, che permetta a chi subisce le perdite di chiamare in giudizio chi quelle perdite le ha prodotte. Naturalmente che dovrebbe operare sotto una stessa regolazione sia sostantiva che processuale, perché altrimenti di nuovo c'è il rischio del race to the bottom, della corsa verso la regolazione più lasca. Ora, tutte queste ipotesi di premesse giuridiche a una regolazione globale della finanza ovviamente meriterebbero di essere meglio sviluppate, corrette, eccetera. Io credo però che non si possa fare a meno di un approccio che rivendica la soluzione dei problemi generati dalla crisi finanziaria alla dimensione giuridica, formale e globale. Anche perché le alternative quali sono? O si lascia tutto al mercato, oppure si lascia il tutto alle regolazioni dei singoli paesi o delle singole regioni, ignari o complici, collusi con chi del mercato, vuole tenere il mercato finanziario a riparo da qualsiasi regolazione, da qualsiasi sanzione per i membri di quel mercato che producono danni e perdite ingenti a ciascuno di noi. E io credo invece che il destino di ciascuno di noi, dei pensionati, dei pensionandi, dei nostri figli, dei nostri nipoti, dovrebbe essere al centro di qualsiasi preoccupazione che riguarda la finanza, sia pubblica certamente che privata. Grazie.